Sono Francesco Boccia, ho 40 anni, sono stato eletto nel Partito Democratico per la prima volta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Puglia. E non ci prendono i 40 anni, e non ci prenderà Bill Gates, e non ci prendono con i sondaggi che non ci prendono. Allora, se mi avessero chiesto da ragazzino cosa vorresti fare a grande, avrei detto il calciatore, anche perché da ragazzino, insomma, vivevo per il calcio, giocavo a calcio, poi è andata diversamente, nel senso che poi un giorno non mi sono presentato più in ritiro a 20 anni e poi eccomi qui. Libera uscita, in libero mondo. Ho studiato a Bari, mi sono laureato a Bari, poi mi sono specializzato a Milano in Bocconi, ho fatto un periodo di ricerca all'estero, la London School of Economics mi ha consentito di diventare ricercatore. A metà degli anni 90 vivevo a Londra, i weekend passavo in rollerblade ad Hyde Park, e pensavo che quella in qualche modo potesse essere la mia vita. Poi ho incrociato sulla mia strada alcune persone, come tanti altri giovani ai quali il professor Andreatta dava opportunità in funzione di quello che scrivevano e di quello che sapevano. Insomma, quando ho inviato questo paper ad Andreatta, lui dopo un paio di mesi mi ha detto: "Vabbè, quando torna in Italia organizziamo un giorno un incontro". Io ero giovanissimo, avevo 27 anni, mi sono ritrovato intorno a quel lungo tavolo di lavoro dell'Arel, i pezzi del sistema bancario italiano. L'ho guardato come si può guardare insomma, un punto di riferimento, e gli ho detto: "Ora che faccio?". Lui mi ha detto: "Dica a loro quello che ha spiegato a me". Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Ascolto di Se non tutto, fosse molta musica italiana, è un periodo che ascolto piacevolmente come sottofondo cameriere. perché senza te io non vivo. Palazzo Chigi succede di tutto, mi è successo anche in momenti importanti per il paese, quando il paese era bloccato dai tir, Enrico Letta da un lato mediava sul tavolo istituzionale e poi c'era qualcuno, in quel caso io, che provava a trovare una soluzione con i rappresentanti delle principali associazioni dei tir, dei camionisti, e l'accordo che ha sbloccato l'Italia è stato raggiunto alle 3 del mattino in una trattoria romana. E con Enrico Letta l'intesa intellettuale è stata dal primo momento totale, nel senso che ci siamo incontrati la prima volta quando eravamo entrambi giovani ricercatori di materie diverse, discipline diverse. E poi è rimasto questo collante intellettuale che continuo e che in qualche modo tiene dentro tutta la nostra generazione. A Taranto la sfida più grossa è stata quella di rimettere insieme i pezzi e le istituzioni. Abbiamo alzato un muro, anche subito qualche minaccia. Ho ricevuto qualche pallottola, ma questo evidentemente non ci ha fermato. E una delle cose sulle quali certamente lavorerò è una proposta di legge antidissesto per evitare quello che è successo a Taranto e possa avvenire in altre città italiane. La politica, in verità, poi l'ho incrociata direttamente nel 2004, quando con Michele Emiliano ho vissuto questa stagione fantastica. Emiliano è stato eletto sindaco di Bari e un bel giorno Michele, dopo le elezioni, mi chiama e mi chiede una pazzia, cioè di lasciare tutto e di dargli una mano, assumendo la responsabilità di assessore all'economia della città di Bari.
le primarie. Per un certo periodo sono diventato un esperto di primarie, perché ero l'unico ad averle fatte, ovviamente con Nicky Vendola, ed è stata una grande sperimentazione, è stato un laboratorio molto intenso, da tutti i punti di vista, anche da quello umano. Ero favorito, alla fine ho perso dello 0,4% in un contesto complicato, complesso, perché un pezzo anche del mio partito in quel caso non ha sostenuto fino in fondo la mia candidatura. Ed è stato, come dire, un inizio molto intenso, perché ho capito molte cose da quella competizione. Il mio primo giorno alla Camera, per me è stato un giorno come tutti gli altri, ho accompagnato i miei figli a scuola e poi sono andato a fare il deputato per il primo giorno. Spero che sia sempre così e spero soprattutto che questa esperienza in qualche modo continui ad essere un'esperienza che si affianca alla vita di tutti i giorni. Io la politica la intendo così. Tomorrow.